Mi chiede Sergei, credi a quello che dice Malanga sugli addotti? Beh, ne ho fatti tanti di interventi su questo argomento. Vabbè, alcuni poi sono stati anche tagliati, ma siccome ho fatto, diciamo, ho fatto da spalla a Corrado in più di un'occasione, perché fondamentalmente glieli organizzavo attraverso i miei amici le prime conferenze. Poi, ovviamente, siccome facevo domande scomode, stranamente non mi hanno più chiamato, perché non pensiate che. Siccome uno dice una cosa controcorrente, poi il suo animo non sia esattamente uguale a quello di tutte le altre persone, cioè noi siamo esseri strutturati con l'ego, quindi in realtà finché non riusciamo a trovare un punto fuori da questa identificazione con cui possiamo guardare con verità, con oggettività quello che siamo, sicuramente non possiamo neanche compiere reali movimenti verticali, si diceva nei primi corsi di gnosi di tanti anni fa. Ma facciamo nient'altro che movimenti orizzontali che, chiaramente, essendo movimenti apparenti, possiamo raccontarci che stiamo cambiando, che stiamo migliorando, ma in realtà stiamo sposti sul piano, no? Ecco, comunque sì, da lui ha tanti anni che ha. Poi cosa dice degli addotti? Cosa diceva 10 anni fa? Cosa diceva 5? Cosa diceva 3? Cosa dice adesso? Cosa? Perché si è contraddetto, ma l'ha anche detto che ha cambiato orientamento prima su certe cose, poi su altre. Che devo dire? Io ho un modo di approcciare che non è accademico e quindi non è fallato in profondità, perché è basato su assunti che sono tutt'altro che dimostrabili, materialisti fondamentalmente. Quindi, siccome non ho questo limite, che comunque ha Corrado per sua stessa ammissione, non sono costretto a incartarmi, ad arrampicarmi sugli specchi per tentare di far ricadere qualunque fatto, qualunque osservazione nel paradigma scientifico, materialistico, la fisica, gli elettroni, i fotoni, i quanti, il bosone, eccetera, no? Quindi lui ha questo problema. Dice, come infilo l'alieno che fa gli ipersalti, che si muove in altre dimensioni all'interno del mio paradigma dentro cui io appoggio il culo con quella spiegazione lì. Ecco, chiaramente è falsa, non è vera in forma oggettiva. Diciamo che è molto arguta e molto interessante. Ecco, forse è la più interessante approccio di parapsicologia, cioè quella specie di branca della scienza che mai è stata poi veramente portata avanti ed evoluta a livello pubblico. Ed è finita in quei tavoli bellici riservati che prima erano dei governi fino agli anni 60-70, poi principalmente sono finiti nelle mani delle multinazionali, no? Da cui hanno fatto un sacco di film, da cui potete anche l'uomo che fissava le capre o che l'uomo che fissava le capre, no? Che è basato sulla storia della guerra ESP, la guerra paranormale degli anni 80 tra i due blocchi atlantico e sovietico. Quel periodo c'era guerra con i veggenti, con tutte cose strane, poi era anche il periodo che ormai avevano applicato in maniera abbastanza grave tutte le forme di controllo mentale, eccetera, eccetera. Comunque, beh, ormai questa è storica, cioè, che ne facciamo? Se cioè, qualcuno pensa che informarsi serva è perché non ha vissuto insieme a me 20 anni fa, perché 20 anni fa queste cose c'erano, se volevi le scoprivi molto più facilmente di adesso, dove per ovviamente mascherarle hanno iniziato prima di tutto a creare un'orgia di dati falsi intorno, così quando tu cerchi il dato Pippo trovi 50 risposte diverse, una di queste o due di queste sono quelle che per l'80% tu vedi, che sono ovviamente false, e ti vengono a far parte della cultura che verrà scritta sui libri di scuola e che le prossime generazioni leggeranno, daranno per assodata, insomma. E precipitandoci nell'oscurantismo evolutivo. Comunque, no, in generale io applico una teoria più lineare e anche meno oggetto di ossessioni, che sono poi una patologia, perché sappiamo benissimo che se inizio a pensare che ho il parassita, che ho l'alieno, che ho l'egregora che mi attacca, l'italianizzazione di una parola che non si sa neanche se è greco antico, e quindi perché italianizzarla? Ma chi lo sa? Peraltro, fino agli anni 50-60 c'erano anche gli egregori, cioè erano maschili, no? Poi sono diventati femminili, no?
un po' come giustamente diceva Tosatto, però poteva andarci meno pesante e più arguto sulla questione che se tu dici sei un cazzone è una cosa negativa e se dici sei un figone è una cosa positiva. Poi se dici culo, che culo, è una cosa positiva, che cazzo è una cosa negativa, giusto? Quindi è sessismo fondamentalmente. Vabbè, comunque la situazione è simile. Scusa se ragazzi sono stato un po' divagante, ma la domanda credi, potevo anche dire no. Non hanno, che io abbia mai visto, individuato delle linee sobrie che specificano le meccaniche gregoriche, perché non penso che siamo partiti dal paradigma giusto nel tentare di capire la cosa. Però meglio, cioè, io preferisco parlare in questo modo perché, avendo formulato una teoria che l'ho presa da qui, l'ho costruita qua, non mi sono appoggiato su roba di altri, chiunque volesse trasdurla e farla sua, perché l'ho già visto fare, finisce col guastarla. E per me è un piacere.